Margherita Maria Lacock, seconda rivelazione sul Sacro Cuore, luglio 1674. Il dolore del costato, al quale appena accennato, si rinnovava ogni primo venerdì del mese in questo modo. Il Sacro Cuore mi si presentava come un sole sfolgorante di vivissima luce, i cui infocati raggi cadevano a piombo sul mio cuore, che subito si accendeva di fuoco tanto ardente che sembrava dovesse ridurmi in cenere. In quell'occasione il Divino Maestro mi manifestava ciò che desiderava da me e mi svelava i segreti del suo dolce cuore. Una volta in particolare, mentre era esposto il Santo Sacramento, sentendovi tutta assorta nell'intimo del mio essere, per un raccoglimento straordinario di tutti i miei sensi e di tutte le mie facoltà, Gesù Cristo, il mio dolce Maestro, si presentò a me tutto splendente di gloria, con le sue cinque piaghe sfolgoranti come cinque soli. Da ogni parte di quella sacra umanità si sprigionavano fiamme, ma soprattutto dal suo adorabile petto, che somigliava ad una fornace ardente. Dopo averlo scoperto, mi mostrò il suo amante e amabilissimo cuore, sorgente viva di quelle fiamme. Fu allora che mi svelò le meraviglie inesplicabili del suo puro amore e fino a quale eccesso questo lo avesse spinto ad amare gli uomini, dai quali poi non riceveva in cambio che ingratitudine e indifferenza. Questo, mi disse, mi fa soffrire più di tutto ciò che ho patito nella mia passione. Mentre se in cambio mi rendessero almeno un po' di amore, stimerei poco ciò che ho fatto per loro e vorrei, se fosse possibile, fare ancora di più. Invece, non ho dagli uomini che freddezze e ripulse alle infinite premure che mi prendo per far loro del bene. Ma almeno tu dammi la gioia di compensare, per quanto ti è possibile, la loro ingratitudine. Confessando io la mia incapacità, mi rispose: «Tieni, eccoti con che supplire alla tua pochezza». E in quel mentre il divin cuore si aprì e ne uscì una fiamma così ardente che temetti di esserne consumata, perché ne fui tutta penetrata. E non potendo più sostenerla, gli chiesi di avere compassione della mia debolezza. Ed egli: «Sarò io la tua forza, non temere, ma presta sempre attenzione alla mia voce e a ciò che ti chiedo per portare a termine i miei disegni. Prima di tutto mi riceverai nella comunione tutte le volte che l'obbedienza te lo permetterà, anche se te ne verranno mortificazioni e umiliazioni che tu accetterai come pegno del mio amore. Inoltre ti comunicherai il primo venerdì di ogni mese e infine tutte le notti che vanno dal giovedì al venerdì ti farò partecipe di quella mortale tristezza che ho provato nell'orto degli ulivi. Sarà un'amarezza che ti porterà, senza che tu possa comprenderlo, a una specie di agonia più dura della stessa morte. Per tenermi compagnia in quell'umile preghiera che allora, in mezzo alle mie angosce, presentai al Padre, ti alzerai fra le 11 e mezzanotte per prostrarti con la faccia a terra insieme a me per un'ora. E questo sia per placare la divina collera col chiedere misericordia per i peccatori, sia per addolcire in qualche modo l'amarezza che provai per l'abbandono dei miei apostoli, che mi obbligò a rimproverarli di non essere stati capaci di vegliare un'ora assieme a me. Ascoltami bene, figlia mia, non credere tanto facilmente e non fidarti di qualsiasi spirito, perché Satana smania di ingannarti. Per questo non devi far niente senza l'approvazione di coloro che ti guidano, perché quando sei autorizzata dall'obbedienza, il demonio non ti può nuocere, non avendo nessun potere su quelli che obbediscono. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo, benissimo, sacramento. Questi stupendi passi che abbiamo sentito di Santa Margherita Maria, che lei ha storicamente realmente vissuto, che
penso ci debbano, ma senza neanche bisogno del debbano, ci facciano veramente vibrare fortemente il cuore e a mente per mente muoverci, sentire dalla bocca di nostro Signore alcune espressioni, veramente penso che dovrebbe sciogliere anche i cuori più glaciali, insomma, anche se purtroppo sembra che non sempre così sia. È molto bello il contesto anzitutto in cui, vedete, accade questa rivelazione, che è forse quella centrale, dove Gesù mostra a Santa Margherita le cinque piaghe piene di fiamme, con fiamme partenti da esse, specialmente dal petto, e poi glielo scopre il petto. C'è quell'immagine che possiamo contemplare anche nella statua, qui del Sacro Cuore, comunque il Sacro Cuore viene rappresentato, un cuore visibile sul petto, e sormontato appunto da questa fiamma, e poi gli parla del mistero del suo cuore, e poi gli comunica alcune cose che sono appunto suoi personalissimi desideri, che la Chiesa avrebbe poi preso molto molto sul serio, anche in occasione, ma non solo in occasione, della canonizzazione di questa grande santa. Dobbiamo pensare che alcuni stracci delle rivelazioni del Sacro Cuore furono dal Beato Papa Pio IX, per la prima volta nella storia della Chiesa, inseriti nello stesso decreto di beatificazione. Non era mai successo che la Chiesa, diciamo, ufficiale si muovesse e si spingesse fino a questo punto, no? Quindi pur avendo approvato altre rivelazioni private, cioè una bolla di canonizzazione è una cosa grossa, insomma, una bolla di beatificazione è una cosa grossa, insomma, da parte di un Papa, no? E ce ne ha messi dentro alcuni di essi. Quindi stiamo dinanzi, insomma, a cose, la dottrina del Sacro Cuore, come abbiamo già visto, già giovedì scorso, è, come dire, assolutamente garantita dalla Chiesa, che si è ufficialmente impegnata in essa. Abbiamo celebrato il discorso della festa del Sacro Cuore, un mese del Sacro Cuore, uno dei più gloriosi ordini religiosi, quello dei Gesuiti, insomma, che per secoli si è impegnato a spiegare le grandi basi teologiche del culto al Sacro Cuore e diffonderle in tutta la Chiesa, la devozione, insomma. Quindi possiamo davvero accogliere e ascoltare con cuore aperto queste parole. E il contesto in cui avviene è l'esposizione del Santissimo Sacramento, esattamente lo stesso contesto che stiamo vivendo noi adesso. Qui dobbiamo già fare una riflessione per noi che magari esula un po' dal contesto immediato della meditazione. Davanti al Santissimo Sacramento si gioca gran parte della nostra santificazione. Ci sono due momenti che dobbiamo imparare a valorizzare: quando Gesù è esposto, o anche quando, non essendo esposto, possiamo comunque pregare in silenzio davanti al tabernacolo. E poi, qui non c'è scritto, insomma, ma direttamente più in basso sì, dopo che l'abbiamo ricevuto nella Santa Comunione. Qui purtroppo restiamo in un contesto che ha perso tante cose. Santa Teresa d'Avila diceva che tutte le grazie che lei aveva ricevute, tutte, nessuna escluse, le ricevette durante il tempo molto prolungato in cui lei rimaneva con Gesù dopo la comunione. Cioè, adesso noi Gesù ce l'abbiamo esposto davanti ai nostri occhi, ma quando riceviamo la comunione, Gesù è esposto dentro il nostro cuore. Cioè, i maestri di spirito hanno straraccomandato almeno 15 minuti di permanenza con noi, almeno. Io personalmente penso che ormai, anche qui si sia abbastanza capito, a meno che non ci siano questioni di vita o di morte dopo la Santa Messa, non voglio per nessun motivo essere disturbato, ma non perché non voglio, insomma, avere carità o ascolto o accoglienza verso le persone, no? Ma perché in quel momento uno non c'è per nessuno. Si sta dinanzi a Gesù
io ho bisogno di tempi abbastanza prolungati, insomma, anche molto prolungati. Vi racconto a questo proposito, insomma, un fatto storico, successo, una volta San Giovanni Paolo II aveva celebrato la messa e c'era ad aspettare il presidente degli Stati Uniti, d'accordo? A un certo punto un signore si fece coraggio, andò a fargli, a battergli sulle spalle, cosa che non si deve fare mai, per nessun motivo, quando una persona sta pregando, a meno che non ci sia un incendio in atto, cose del genere, insomma, e disse: le chiedo perdono, santità, ma abbia pazienza, l'aspetta il presidente degli Stati Uniti. E lui ha risposto: mi aspetta il presidente degli Stati Uniti, ma io adesso sono in udienza con il re dell'universo, quindi è un po' più grande del presidente degli Stati Uniti, quindi il presidente degli Stati Uniti vuole avere la bontà, ecco, e la gentilezza di attendere ancora un poco. Quindi il contesto in cui Santa Margherita ha vissuto questo è l'esposizione del Santissimo Sacramento. Pensate che lei scrive nei suoi scritti che una notte, siamo all'amore di questa donna, lei è rimasta 14 ore di seguito, dico 14 ore di seguito, in ginocchio davanti al tabernacolo con le mani poggiate sulle balaustre senza muoversi. Come ha fatto non lo so, ma questo è. Quindi c'è una relazione proprio, come dire, simbiotica, ontologica, vitale tra Sacro Cuore e Eucaristia. E Santa Margherita aveva imparato, certo aveva anche ricevuto il dono, la preghiera profonda davanti a Gesù Eucaristia. Quando si stacca la spina non c'è niente e nessuno, siamo io e lui. Sentendomi tutta assorta nell'intimo del mio essere, per un raccoglimento straordinario di tutti i miei sensi e tutte le mie facoltà. Qui dobbiamo chiederci, io ho mai vissuto davanti a Gesù Eucaristia questo grande raccoglimento? Non sono cose riservate ai santi queste qui. Questo adesso Gesù lo dice più sotto. Questo non è dice, ma questa è una santa, l'ha vissuto lei, ma io sono un povero peccatore, ma io appena servo lei, ma non ho studiato, non conosco la teologia, ma che mi metto a pensare a queste cose? Non è vero, non è vero, Santa Margherita era illetterata, ignorante, era una buona donna, se non l'avessi guardato dal punto di vista del mondo, così come tantissimi santi della storia della Chiesa, erano persone semplicissime, non serve tutto, non serve niente per stare davanti a Gesù, serve soltanto una cosa che poi Gesù gliela spiega. Gesù mostra queste cinque piaghe, scopre il cuore e qui, ecco, io non vorrei neanche commentare certe cose perché non c'è niente da commentare, no, dice, mi svelò le meraviglie inesplicabili del suo puro amore e fino a quale eccesso questo lo avesse spinto ad amare gli uomini, dai quali poi riceveva in cambio che ingratitudini ed indifferenza. L'indifferenza è proprio il peggio di un coltello gelato. Quando si pensano a queste ingratitudini, a queste indifferenze, noi dobbiamo pensare che è come se prendessimo uno stiletto affilato e lo piantassimo nel cuore di Gesù. Uguale. Gesù stesso dice, questo mi fa soffrire, cioè l'ingratitudine e l'indifferenza, ma più di tutto ciò che ho patito nella mia passione. Noi sentendo queste cose, spero che dovremmo noi sentirsi trafiggere il cuore peggio da uno stiletto, perché è colpa nostra. Magari una vita siamo stati tante volte ingrati e indifferenti verso Gesù, no? Noi pensiamo, Gesù sta sempre nei tabernacoli, io penso che nessuno abbia mai tolto al tabernacolo delle monete, quindi sono, è una vita che sta qui. Ma quanti ricambiano, apprezzano, stanno con lui, sono grati, sono fervorosi. E Gesù dice, sta attento che se io in cambio ricevessi tanto così, almeno un po' d'amore, stimerei poco ciò che ho fatto per loro. E vorrei, se fosse possibile, fare ancora di più. Qui bisogna fare una prova, perché se uno si mette davanti a Gesù Eucaristico, impara a fare ringraziamento dopo la comunione, non scappa subito, finita la messa, come se stesse sulla graticola, d'accordo? Calma, d'accordo? Tante con lui.
si viene a fare qualche passeggiata davanti a Gesù, stai un calmo davanti a lui, dagli un po' di tempo, dagli un po' di importanza, dagli un po' d'amore. Poi vedi quello che succede. Dice, stimerebbe, vorrei se possibile fare ancora di più, ma cosa potrebbe fare Gesù di più di quello che ha fatto per noi con quella passione orrenda e quella morte terribile che ha affrontato? Ecco, invece non nota gli uomini che freddezze, ripulse alle infinite premure che mi prendo per far loro del bene. Cioè Gesù sta continuamente in atto, questa è una cosa veramente, quando io ci penso mi dilani interiormente, cioè c'è qualcuno di grande che non ha bisogno di te, che sta continuamente chinato su di te a guardare tutto quello che fai, a preservarti dai pericoli, a farti del bene, a mandarti buoni pensieri, tutte queste cose, e gli uomini proprio zero, come se non esistessero. E di fatto Gesù non esiste per la stragrande maggioranza degli uomini, anche per quelli che dicono di credere. È terribile. E chiede a questa santa donna, almeno tu dammi la gioia di compensare per quanto ti è possibile la loro ingratitudine. Che il nostro essere qui davanti a Gesù sia sempre un attestato non soltanto del nostro amore, ma anche un modo per dire: Gesù, guarda, io la faccio veramente con la santa, cioè io quest'ora la faccio con tutto il cuore, per me ma anche per tutti quelli che non te si filano proprio, si dice a Roma. Ecco, e poi Gesù dà alcune indicazioni. La comunione, prima di tutto, che riceverai la comunione, attenzione a tutte le volte che l'obbedienza te lo permetterà, anche se te ne verranno mortificazioni e umiliazioni. Perché tutte le volte che l'obbedienza te lo permetterà? Perché una volta, qui si passa sempre da un estremo all'altro, una volta la santa comunione tu non la potevi fare senza il permesso esplicito del confessore. Dice, ma come, sono confessato, mi sento in grazia di Dio, non fa niente. Perché era tale e tanto, diciamo così, l'amore, la riverenza che si aveva verso la Santa Comunione, che c'era questa tradizione, questa consuetudine ecclesiastica. Certo, questo a volte era un po' troppo, perché veramente la comunione non si faceva quasi nessuno, quello che raccontano i nostri ormai bisnonni. Ecco, però tra questa estrema, esagerata forse, no, delicatezza nei confronti del sacramento e la leggerezza che ci sta oggi, cioè gente che può farsi la comunione magari per sta al funerale di una persona cara, pure se non si confessa da 15 anni, insomma ci starà, no? Ci deve essere una buona via di mezzo, no? O andare a prendere la comunione per abitudine, come se fosse una caramella, o appunto fatta la comunione, appena il sacerdote dà la benedizione, esco, e se qualche sacerdote fa due preghiere, ma anche quelle due preghiere rimangono perché c'è la graticola, cioè, purtroppo questo qui, no? Cioè, purtroppo l'uomo va sempre, che passa da un eccesso all'altro. E poi Gesù comunica due delle pratiche legate al Sacro Cuore. Ti comunicherà il primo venerdì di ogni mese, questa è la pratica del primo venerdì del mese, che comincia a introdurla, poi sarà più esplicita nella lezione seguente, e poi, eccolo lo sai, tutte le notti che vanno dal giovedì al venerdì ti farò partecipe di quella mortale tristezza che ho provato nell'orto degli ulivi. Sarà un'amarezza che ti porterà, senza che tu possa comprendere, a una specie di agonia più dura della stessa morte. E gli chiede compagnia. Da che ora? Dalle 11 a mezzanotte. Abbiamo già introdotto la volta scorsa, se non ricordo male, cioè Gesù in quell'ora chiese la compagnia nella preghiera dei tre apostoli, a Pietro, Giacomo e Giovanni, che tutti sappiamo, si sono addormentati. Una volta sola, scrisse il filosofo cattolico, cristiano, Blaise Pascal, Gesù ci ha avuto bisogno degli uomini, perché al Getsemani, oltre a tutte le altre pene, sentiva l'abbandono del Padre, si sentiva solo Gesù, e c'aveva degli amici, insomma, degli apostoli, delle persone da cui si aspettava che gli volessero bene. Ha detto: pregate con me, non è che potete risparmiare tutto il calice che potevo bere, però
è diverso quando si è in compagnia, quando c'è qualcuno che ci sta vicino, no? Niente. Una volta sola il Figlio di Dio, che non c'ha bisogno di nessuno, ha voluto per bisogno degli uomini, e quell'unica volta è stato tentato. E questa era certamente un'immagine, purtroppo, che Gesù ha vissuto in anticipo, di tutti coloro che l'avrebbero lasciato solo, perché Gesù è solo, è solo nei tabernacoli, è solo nelle messe, è solo nelle ostie, in tante comunioni non fatte, per indifferenza, per spregio, insomma, eccetera. Chiede a questa santa donna, questa pratica dell'ora santa, e gli chiede di farla prostrata con la faccia a terra, cioè nella stessa posizione che Gesù aveva, come ci informano i Vangeli, mentre pregava nell'orto degli ulivi a Gerusalemme, nella basilica del Getsemani. C'è proprio ancora il masso dell'agonia, quella pietra dove Gesù, che pregò con la faccia proprio appoggiata a terra, proprio in stato di estrema costruzione, no? E questo non soltanto dice perché, per pagare la divina colera e chiedere misericordia ai peccatori, ma per addolcire l'amarezza che provai per l'abbandono del mio posto, che mi obbligò di non essere stati capaci di vedere, non lo so. L'ultima cosa importante su cui meditare, questo vale soprattutto per le anime mistiche, ma vale anche per chi desideri fare un buon cammino di santificazione: non credere tanto facilmente, non fidarti di qualsiasi spirito. Noi non dobbiamo fidarci di qualunque cosa che ci passa per la testa, e dobbiamo avere l'umiltà sempre di sottoporre i nostri pensieri a chi è più santo e più saggio di noi, perché Satana smette di ingannarti. Non fare nulla senza l'approvazione di coloro che ti guidano. Solo quando sei autorizzato dall'obbedienza, il demonio non ti conosce, non avendo nessun potere su quelli che obbediscono. Per Santa Margherita in particolare significava che l'ora santa, sapete che nel monastero la sua non può alzarsi alle 11 di notte e andarsene in cappella, lo può fare in testa sua, deve chiedere alla superiore, e lo può fare solo se la superiore le dà il permesso. Ci furono tanti aneddoti di qualche volta che la superiore non gli ha dato il permesso, è successo di nuovo nel monastero, no? Poi gliela doveva dare. Ma comunque Gesù non voleva che nessuna di queste cose, pur avendogliele dette lui, attenzione, Santa Margherita si muovesse senza il placet dell'obbedienza dei suoi legittimi superiori canonici, la superiore del monastero e il suo direttore spirituale. Ricordiamo sempre questo principio generale, che il demonio può fare qualunque cosa e qualunque inganno, l'hanno fatto tutti i colori, anche ho avuto tante di quelle esperienze che ci potrei scrivere un libro, ma non può fare solo una cosa, non può fare nulla ad una persona che sia sinceramente e autenticamente obbediente, perché tutte le virtù sa simulare il demonio: la carità, la fede, la speranza, l'umiltà, la fortezza, la temperanza, i digiuni, le penitenze, le fa tutte, ma una sola non la sa fare, perché è buono, perché non è così, che è l'obbedienza. Il diavolo non obbedisce a nessuno se non a se stesso, e quindi soltanto chi obbedisce a Dio e ai suoi rappresentanti è sempre e al 100% al sicuro da ogni tramento e da ogni insidia del diavolo. Siamo dato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo Cristo.